Il museo è stato fatto da gente molto più in gamba, più esperta di me. Io non cambio le stime, però posso aggiungere qualcosa. Posso aggiungere un ascensore che funzioni, perché io non dormo di notte perché ho sto ascensore che adesso funziona. Allora voglio un ascensore in più, voglio delle porte a vetri, voglio della segnaletica interna perché è molto labirintico. Svelarmi sì. Alcuni dei segreti nel fare il direttore di Palazzo sì. Madama. Sì. Prego. Allora, il primo segreto nel fare il direttore è cercare di dialogare con chi lavora insieme a te. Ma quindi non solo i cinque bravissimi conservatori, per la verità, cinque conservatrici e un conservatore, ma soprattutto proprio col personale di sala, avere un contatto diretto, fare in modo che non si sentano abbandonati e che ti possano dare dei suggerimenti. E di ieri un mio collaboratore che lavora in sala, Alessandro, adesso non diciamo il cognome perché non so se violiamo la privacy, che mi suggerisce, dice: ma perché un professore non mette dei video all'esterno, abbiamo un sistema video che raccontano le mostre all'interno? È giusto, abbiamo questa specie di bacheca interattiva, bisogna raccontare di più già sotto nell'apertura che cosa succede, di mostre e comunicarle meglio. Come una specie di dietro le quinte di cosa succede. Esattissimo, no? Esattissimo. Cioè, insomma, aprire di più il museo alla città, e quindi anche banalmente abbiamo cambiato gli standardi, abbiamo messo una segnaletica elegante che non deturpa il palazzo, ma che dice che lì dentro ci sono delle mostre, perché altrimenti io non so che lì dentro c'è un museo e ci sono delle mostre. Quindi lavorare anche sulla comunicazione. Poi non dico in termini di marketing spinto, però trovare anche una capacità di collaborare sia per avere sovvenzioni, ma collaborare con le altre istituzioni torinesi, quindi con tutti i musei torinesi, in primis i nostri vicini di casa, il Polo Reale, ma anche col MAO, che è un nostro fratello nell'ambito, e con loro collaboriamo sia in termini di prestiti, ma forse dovremmo anche dialogare in più in termini di produzione di mostre e produzione di eventi. Ecco professore, se dovessi individuare delle parole chiave che identificano Palazzo Madama. È un palazzo trasparente, un palazzo aperto, come l'aveva concepito Juvarra, con questo meraviglioso scalone d'onore che da palazzo chiuso, da fortezza e quindi da struttura blindata, lo si vede ancora nella parte retrostante, col fossato, con poche finestre, con inferriate. Nella parte frontale invece è aperto alla città, si può vedere cosa succede dentro, da dentro si guarda fuori con piacere, e quindi questa idea di dialogo con la città, un palazzo che dialoga con i cittadini e con tutte le classi sociali, anche con chi non ha una grande cultura artistica ma ha voglia di partecipare alla bellezza dell'arte. Grazie professore. Prego, grazie a voi.